Salve ragazzi, finalmente ci rivediamo. Sono di nuovo qui tornato sul canale, finalmente dopo un mese di pausa forzata qui a casa, visto che mi sono rotto il dito del piede, non so se mi seguite su Instagram e sapete questa cosa. Si riparte da qui, la location un po' diversa dal solito, visto che non siamo nel bosco. Si riparte qui da casa perché adesso andiamo sotto. Vado a prendere il mio ultimo acquisto. Ieri è arrivata la mia primissima e-bike. L'ho montata direi molto velocemente, ho fatto qualche test, ho visto di fare qualche regolazione ai freni, un po' di roba, ho sistemato alcune cosine, ho messo sotto carica la batteria e oggi finalmente l'andiamo a provare e vi spiego anche il perché di questo acquisto. Tutto pronto, GoPro 5G2, tutto sistemato sulla mia Ado A20, una fat bike che ho acquistato sia per andare a lavoro che per andare fuori strada, almeno ci proverò. Vorrei sfruttarla anche per andare nei boschi, ma affronteremo meglio il discorso per strada. Nonostante il caldo che c'è, ci saranno circa 36-37 gradi. Ho deciso di uscire comunque perché avevo troppa voglia di provare questa bici che è arrivata proprio ieri. Era da tempo che volevo acquistare una bici elettrica, sia per gli spostamenti semplici come la mattina per andare in ufficio, ma anche durante questa pandemia. È sorto il problema del fatto che molto spesso chi faceva sport, in particolare i ciclisti, potevano andarsene in giro magari per i boschi qui vicino e andarsene in giro, mentre io, sfigato, praticamente dovevo restare a casa e non avevo la possibilità di uscire. Quindi mi sono detto, perché non acquistare una bici elettrica sia per andare a lavoro che per andare per i boschi? La scelta, diciamo, è ricaduta su quest'Ado perché il prezzo è abbastanza contenuto. Se vi interessa, magari vi lascio il link in descrizione. E adesso sto facendo la mia primissima uscita. Considerate che anche 15 anni che non vado in bici, quindi sarà per me una faticaccia, ma oggi dovrò superare il mio paese, la mia città, e andare in campagna dei miei suoci, dove c'è il boschetto dove vado di solito a fare macro. Tra le cose che sto notando dopo aver superato parte del paese c'è un piccolo gioco, penso, della batteria, perché sento un rumore quando prendo qualche dosso, qualche piccola buca, e quindi c'è questo piccolo gioco della batteria che fa uno strano rumore, si vibra praticamente dentro il telaio, però per il resto mi sembra funzionare bene. Anche il pedale sembra avere un piccolo rumorino, ma non so se in effetti sia qualche bullone che magari non è stato stretto bene. Io ad esempio ho controllato un paio di bulloni, alcuni non erano effettivamente stretti al meglio. Anche i freni li ho dovuti regolare ieri sera prima di uscire, perché erano regolati malissimo, probabilmente li producono in serie, li realizzano così. Nonostante sia fuori allenamento, grazie al motore elettrico si riesce a superare anche qualche salita più ripida, ci si dà una mano. Devo dire che è piacevole andare in bici così. Tra le cose che vi volevo segnalare è fare attenzione ai corrieri che consegnano. A me è stata consegnata da Bartolini e ho avuto un piccolo problema. Praticamente mi sono ritrovato il pacco danneggiato da un lato. E in effetti poi mi sono beccato la bici graffiata in un paio di punti. C'è un piccolo graffietto nel sellino che spero non infrici la durata del sellino stesso, e un paio di graffi qui sul telaio.
di cui uno sulla forcella che è piuttosto evidente. E questo un pochettino mi fa rabbia. E niente, per il resto devo dire che è arrivato in ottimo stato. Tra le cose che mi sono dimenticato di dirvi è perché ho scelto proprio questa bici. E come vi ho detto, cercavo una bici che mi permettesse di andare sia al lavoro che magari fuori città, a fare un giro magari per i boschi più vicino, usarla come mezzo per arrivare qui nel bosco a pochi chilometri da casa. E questo mi è sembrato un ottimo prodotto, rapporto qualità prezzo ottimo. Adesso su Indiegogo si trova a un prezzo secondo me molto buono rispetto alle bici simili concorrenti. E un'altra cosa che mi piace è che l'azienda, nonostante sia cinese, la produce qui in Europa. Ci sono 3 punti vendita e di assistenza, uno in Polonia, uno in Germania e uno in Inghilterra, e la mia arriva dalla Polonia. Esistono 2 versioni, una versione praticamente da 250 watt e una da 500 watt. Io sinceramente ho preso quella da 500 watt perché la mia stazza praticamente penso che non sarebbe stata il massimo per quella da 250. Comunque proverò questa versione e vi farò magari sapere le mie impressioni. Finora devo dire che è andato tutto bene. Sto uscendo dalla città, quindi adesso proseguirò spedito per un po' di discese e poi mi toccherà una bella salita. Le ruote larghe permettono di tenere una buona tenuta di strada, quindi sto andando alla grande anche qui nelle curve. Ottimo. È iniziata la salita, certo con sto caldo è veramente dura, però devo dire che lei aiuta tantissimo a salire con la pedalata assistita. Adesso sfrutto un po' l'acceleratore così nella parte più dura arrivo meno distrutto. E una cosa che sto notando, ovviamente dopo diversi chilometri, è il sellino. Tra le cose che mi stanno piacendo di meno, il sellino è un po' scomodo, è un po' duro, è molto sottile. Probabilmente farò un pensierino ad altri sellini che ho visto anche su Amazon, ne ho visti diversi modelli molto più comodi rispetto a questo, quindi prenderò qualcosa di più largo e imbottito. Alla fine non devo andare a fare sport o chissà cosa. Ricordiamoci che questa non è una mountain bike, quindi sì, posso utilizzarla nel bosco visto che ha comunque delle caratteristiche interessanti per il fuoristrada, però non è proprio la bici più adatta, va? Almeno secondo il mio parere. È ammortizzata solo davanti, ma magari poi domani quando faremo il test poi qui nel bosco vicino vi darò tutte le caratteristiche, vi farò vedere un po' com'è fatta e tutti i pro di questo modello rispetto a una comune bici elettrica. Sono arrivato, ci vediamo domani con un test qui nel bosco vicino.
Rieccomi qui, andiamo a fare un giro nel bosco qui vicino ai miei suoceri. Qui vengo sempre in questa zona perché è uno dei miei posti preferiti per le orchidee selvatiche, inoltre c'è la Zenithia Cassandra. Vi ci ho portato nel video in cui vi ho parlato del 7200F4 e andiamo in questa zona qui, andiamo a vedere un po' come si comporta fuori strada questa autobike. Nonostante l'ammortizzazione sia solo una forcella davanti, devo dire che sassi e pietre non si sentono assolutamente, qui sulla sabbia si va alla grande, non si slitta. Una cosa che ho notato è che, come vi dicevo, il sellino è un po' duro, però le gomme fatte fortunatamente aiutano anche a migliorare l'ammortizzazione, che quindi non è solo data dall'ammortizzatore davanti, ma sono proprio le gomme fatte. Basta lasciarle leggermente più morbide e ammortizzano alla grande tutte le pietre, i sassi che incontriamo nel nostro cammino. Ottimo, ottimo, veramente. Le teste che sto facendo, il mio consiglio è fuori strada di non utilizzare assolutamente l'acceleratore ma solo la pedalata assistita, anche perché dovete controllare bene la vostra stabilità visto che il terreno su cui camminate è assolutamente impervio, almeno io sono in un terreno assolutamente impervio, quindi bisogna stare attenti. Per il resto direi che va tutto bene. Se vi interessa saperlo, qui in alto è dove ho fotografato la Zenithia Cassandra col 7200. Adesso lo proseguiamo un po' verso valle e poi vi faccio vedere per bene la mia A20F. Attimo di pausa per riprendere un po' di fiato e poi proseguo qui nella vallata. Allora vi faccio vedere un po' la bici e come è fatta. Allora la 220F è una fat bike, come vi dicevo, ruote larghe, male larghe, 20 pollici, dischi in lega, quindi sono molto pesanti, questi mantengono il baricentro molto basso della bici, quindi è più facile percorrere strade impervie. Qui abbiamo i pedali che sono richiudibili perché questa bici, qua vedete dalla cerniera, è richiudibile. Sellino che è praticamente adatto a tutti perché si solleva altissimo, praticamente ci si può sedere anche una persona alta 3 metri. Anche il manubrio è molto alto, quindi questa bici la sconsiglio assolutamente alle persone basse perché già di per sé lo sterzo è così alto, si può soltanto aumentare l'altezza e non abbassare, quindi per uno molto basso è veramente difficoltoso portare questa bici. Davanti abbiamo questa forcella ammortizzata, qui abbiamo una bella luce LED che comandiamo poi dalla plancia che andiamo a vedere dopo, e qui abbiamo il sistema di chiusura e apertura, qui sotto c'è la chiave d'accensione che è anche quella che blocca la bici. Se la vogliamo lasciare da qualche parte non è possibile farla partire.
Da questo sgancio ovviamente si apre e si piega. Fate finta di non vedere questo laccetto che io ho messo per la chiave. Mi ero spaventato che potessi perdere la chiave, ma mi sono accorto solo adesso che praticamente la chiave, quando è in accensione, non si stacca, quindi è impossibile perderla, mentre se io la giro per bloccarla si coglie. Quindi qui c'è la chiusura con blocco di sicurezza. Anche lo sterzo è possibile piegarlo, poi magari ve lo faccio vedere con calma dopo come si chiude la bici. Le ruote mi piacciono molto, hanno un bel grip, però la bici senza la pedalata assistita praticamente è impossibile da portare, è troppo faticoso portare una bici con ruote così larghe, e anche col suo peso, visto che questa bici pesa ben 34 kg con la batteria e circa 30 kg senza la batteria. Andiamo a vedere lo sterzo. Qui sopra abbiamo il computer di bordo, qui accanto io l'ho eliminato e l'ho messo sotto, ma qui c'era questa porta USB, cosa molto carina che non ho visto in nessun'altra bici elettrica. Qui c'è una porta USB che ci può aiutare ad esempio a caricare il nostro cellulare se ne abbiamo di bisogno. Quindi io da qui sopra l'ho spostata qui sotto, così mi dà meno fastidio, e qui posso agganciare la GoPro come ho fatto oggi. Qui abbiamo questo portacellulare che trovate nella confezione, molto scrauso, di plastiche veramente scadenti, quindi non ve lo consiglio. Io grazie a queste gommine comunque sono riuscito a bloccarlo abbastanza decentemente il cellulare, ma mi spavento tantissimo, quindi sicuramente lo andrò a sostituire. Da qui possiamo accendere il faro davanti, che fa una luce pazzesca. Ora non so se in effetti si vede, ma è impossibile, anche perché la bici si è spenta, perché l'avevo spenta, quindi andiamo ad accendere. Ecco qui, ovviamente siamo ancora di giorno, quindi non si nota, ma fa una luce pazzesca. E qui abbiamo il clacson, che è abbastanza forte. Qui sopra abbiamo i comandi, comandi abbastanza semplici. Qui abbiamo il chilometraggio fatto, qui abbiamo il livello di batteria. Ancora, dopo aver fatto tutta la strada di ieri, essere venuto qui, comunque aver fatto 24 km, ancora la batteria a piena carica. In questo momento sono con la pedalata assistita, qui abbiamo altri menu. Col 2 praticamente la pedalata assistita praticamente scompare e funziona l'acceleratore. 3 stessa cosa, aumenta la velocità praticamente massima. 4 e 5, questi livelli possono essere programmabili, di default sono 3 i livelli, io li ho portati a 5, ma è possibile portarli a 9, quindi avere degli step di velocità molto più piccoli e precisi. Qui abbiamo la velocità a cui stiamo andando in questo momento, quindi è 0. Da qui possiamo controllare il trip, che io non sto utilizzando, e qui abbiamo il voltaggio della batteria, quindi possiamo controllare se in effetti la batteria si sta scaricando rapidamente e più del dovuto. Qua c'è il timer da quando è stata accesa, quindi è passato 1 minuto e 30 da quando l'ho accesa, e ritorniamo ai nostri chilometri totali. Volendo, qui abbiamo un menu segreto. Qui ci sono tante impostazioni che non sto qui a spiegarvi, che ho trovato su internet. Qui possiamo settare praticamente tantissime opzioni, sono ben 20, se non sbaglio, sì, sono 20. Comunque, è una bicicletta secondo me molto interessante per utilizzarla sia in città ma anche qui per venire nel bosco, quindi sicuramente ne approfitterò per fare sia un po' di sport che poi fare foto. Con uno zainetto e il minimo di attrezzatura sono sicuro che mi darà grandi soddisfazioni. Unica cosa che probabilmente cambierò al più presto è il sedilino. Il sedilino, come vedete, è molto piccolo e anche piuttosto rigido, duro. Ho già visto qualcosa, come vi dicevo, su internet, probabilmente lo cambierò. Un'altra cosa che non mi è piaciuta di questa bici è il fatto che davanti abbiano messo un faro e dietro soltanto un catarifrangente, si sono proprio sprecati. Adesso vi faccio vedere un po' come si chiude la bici, perché è possibile riporla anche dentro il cofano. Vi faccio vedere molto velocemente come si richiude la bici. Praticamente si apre qui la cerniera,
si chiudono i pedali in questa maniera. A questo punto possiamo piegare la bici su se stessa, la possiamo appoggiare in questa maniera e andiamo a sbloccare lo sterzo che si piega in questo modo. Ok, sto finalmente uscendo dal fuoripista, che fatica, e adesso inizia la salita. Il sole sta tramontando, quindi devo anche sbrigarmi perché devo tornare a casa con non troppo buio, visto che comunque sono distante dal mio paese e non ho l'auto. E niente, la salita la fa molto spedita, l'aiuto del motore elettrico veramente è eccezionale. Non so se riuscite a sentirlo, la batteria continua a sbattere, quindi probabilmente proverò magari a mettere uno spessolino perché è un po' fastidioso questo rumore che si sente della batteria che sbatte dentro il telaio d'alluminio, però diciamo che non è un problema. Non penso che con una bici normale sarei riuscito a fare questa salita. Ok, ci siamo. La parte più intensa l'abbiamo superata alla grande. Adesso mi rilasso e con calma affrontiamo il ritorno. Beh ragazzi, il video direi che termina qui, spero che comunque, anche se non si tratta di fotografia, l'abbiate trovato interessante. Se avete suggerimenti da darmi riguardo a questo acquisto, visto che io sono assolutamente neofita in questo campo, sono tutto orecchie, quindi stavolta aspetto i vostri consigli. Noi ci becchiamo prestissimo con nuovi video in natura, visto che adesso il mio dito del piede è guarito, finalmente si torna a scattare. E dal bosco qui di Contradanoce è tutto. Alla prossima, ciao ragazzi.